Secondo lei in Emilia è presente la mafia? Mi dispiace dover rispondere sì. E non è una scoperta mia sicuramente. Perché in Emilia, come in tutte le regioni del nord? Perché la mafia lucra enormi capitali, tutti di illecita provenienza naturalmente. Nel momento in cui questi capitali vengono riciclati e inseriti nell'economia legale, poniamoci nei panni, anche se è difficile, di un mafioso. Anziché investirli in regioni povere, non è forse più opportuno, più remunerativo investirli nelle regioni ricche, che danno più facilità di investimento e quindi maggiori possibilità di profitto? Per cui purtroppo le regioni ricche di questo paese, da questo punto di vista, sono esposte, ma non da oggi o da ieri, ma da tempo, alla presenza, diciamo, di organizzazioni criminali per via dell'investimento del loro capitale. La recentissima indagine da Lombardia sull''Ndrangheta conferma perfettamente questa analisi. Secondo lei ci sono rapporti tra mafia, politica e società occulte? Non c'è dubbio. Non tutta la politica, stiamo attenti, perché tutte le generalizzazioni contengono il grosso rischio dell'errore, ma la storia, soprattutto della mafia siciliana, di Cosa Nostra, tutta la sua storia, che accompagna la storia d'Italia. Insomma, senza voler andare troppo indietro nel tempo, Garibaldi, quando venne a conquistare il Regno delle Due Sicilie, la mafia l'ha trovata. E da sempre ci sono settori della politica disponibili, diciamo, a rispondere alle esigenze della mafia. Questo tra l'altro è una cosa su cui bisogna riflettere, perché questo spiega la longevità della mafia. Se la mafia fosse soltanto un'organizzazione criminale, e lo è indubbiamente, non avrebbe una longevità di oltre un secolo e mezzo. In nessuna parte del mondo c'è stata mai un'organizzazione criminale che è durata tanto. Quello che spiega questa longevità è che la mafia è anche una struttura di potere che siede ai tavoli dove si decidono le cose, non tutte, ma quelle che la interessano, e quindi c'è da sempre questa sua capacità di penetrazione all'interno delle istituzioni. Questo è quello che fa proprio la differenza e che la rende estremamente pericolosa. Legge sulle intercettazioni, vendita all'asta dei beni confiscati alla mafia, scudo fiscale. Secondo lei in questo modo non si corre il rischio di favorire le criminalità organizzate, le mafie? Dire che si corre il rischio è molto cauto, si va oltre. Per fortuna il provvedimento che prevedeva la vendita dei beni dei mafiosi all'asta è stato annunciato, ma non se ne è più fatto niente, speriamo che non venga mai ripescato. La legge sulle intercettazioni in qualche maniera sembra ormai avviata al binario morto, comunque se ne dovrebbe riparlare dopo le ferie estive del Parlamento, ma tutto lascia pensare che ormai, visto che come è stata modificata, non serve più alle finalità per le quali era stata concepita. Lo scudo fiscale, è inutile dirlo, agevola persone che comunque hanno avuto un comportamento disonesto, chi porta capitali in maniera illecita all'estero, sia esso mafioso o non mafioso. Quindi è un quadro normativo che per fortuna si è materializzato ad oggi soltanto con lo scudo fiscale. Non abbiamo una legge che preveda la vendita all'asta dei beni confiscati alla mafia, non abbiamo quella legge tremenda sulle intercettazioni. Quindi speriamo che almeno queste due rimangano lettera morta. Perché attualmente bloccherebbe anche se ufficialmente escluso, diciamo, il reato di mafia, comunque indirettamente, anche perché a volte si va a compiere, a costituire successivamente, semmai prima è semplicemente usura. Ma non c'è dubbio, moltissime indagini di mafia nell'ambito delle quali le intercettazioni si sono rivelate utilissime, sono partite con intercettazioni disposte per reati che apparentemente non avevano nulla a che fare con la mafia. L'esempio dell'estorsione, cioè del pizzo, diciamo, è sintomatico, l'usura è un altro esempio, ma anche la corruzione, che poi ti può portare a una rete dentro la quale scopri che c'è anche la mafia. Quindi non si può mai dire prima facciamo eccezione per i reati di mafia. E quali sono i reati di mafia? Talvolta l'approccio proprio avviene attraverso un reato che per definizione non è un reato di mafia, ma che ti porta poi, grazie ai risultati dell'intercettazione, a scoprire un reticolo mafioso. Parliamo ora un attimo di sui due grandi colleghi, nonché sui due grandi amici, ovviamente ci riferiamo a Falcone e Borsellino. Secondo lei la loro morte è riferibile semplicemente ad un omicidio di Stato, ad un omicidio, scusa, mafioso, o può esserci anche qualche cosa di più, tipo un'interferenza dello Stato, come qualcuno suppone? Guarda, io rivendico oggi, proprio lo rivendico, di essere stato il primo
a dire pubblicamente, ero sull'aereo che mi portava a Palermo il pomeriggio in cui morì Giovanni Falcone, 23 maggio 92, c'era una troupe di Rai 3 che viaggiava sullo stesso aereo e che andava a Palermo per la stessa ragione. Si sono avvicinati con molto garbo, devo dire, e mi hanno chiesto se ero disponibile a dire qualcosa. Io, lo stato d'animo mio si può immaginare qual era, la prima cosa che mi è venuta è dire: questa non è solo mafia. Perché dico questo? Perché nel 1989, il 19 giugno, Falcone subì un attentato dal quale si salvò miracolosamente a Laddaura. Laddaura è una località di mare vicino a Palermo dove lui d'estate prendeva in affitto una villa. E a parte quello che ci siamo detti privatamente, che in quanto tale non posso riferire, qualche giorno dopo Falcone fece un'intervista, rilasciò un'intervista alla Stampa di Torino in cui parlò delle famose menti raffinatissime e dei centri occulti di potere che sono capaci di orientare anche le scelte della mafia in una sorta di convergenza di interessi. Quando lui parla di menti raffinatissime e di centri occulti di potere, non parla della mafia, parla di pezzi deviati, per esempio dei servizi. Ora, è chiaro che anche Falcone poteva sbagliare, non è che era... Però di queste materie Falcone era ben competente, quindi insomma è difficile che questo fosse un errore. Allora io, ricordando la spiegazione che lui dava e si era dato di chi c'era dietro il suo attentato alla Daura, fermo restando che c'era la mafia, questo è fuori discussione, ma sicuramente c'erano anche pezzi deviati dei servizi in particolare, penso che se il modello che Falcone riferisce all'89 è quello, perché quello del 92 dovrebbe essere diverso? Io penso che, e in effetti la mia ipotesi è confermata, sia pure a distanza di tanti anni, sono state riaperte le indagini sull'attentato alla Daura recentemente e sono state riaperte le indagini sulla strage di Borsellino proprio in direzione di corpi deviati delle istituzioni che hanno compartecipato a quei due fatti.